siamo a Napoli Città Libro con Francesco Fiorenzano, editore del libro Rocco Scodellaro, Contadini del Sud. E in questo momento siamo all'interno della struttura marittima di Napoli con il maestro che sta in onore della presentazione che sta per essere fatta per Scodellaro, sta rappresentando visivamente in modo pittorico questa manifestazione. Adesso diamo la parola all'editore che aggiungerà sicuramente qualche specifica certo. In più, prego. Allora, Rocco Scodellaro morì improvvisamente nel 15 dicembre 1953 a solo 30 anni. Quindi l'anno scorso e anche quest'anno ci sono molte iniziative su di lui, di cui una è la nostra casa editrice che ha cominciato a ripubblicare tutte le opere di Scodellaro e abbiamo cominciato da Contadini del Sud, che sono 5 biografie di contadini lucani e uno campano. E maestro Mangone, Fernando Mangone, è un maestro molto estemporaneo di arte contemporanea, aveva già preparato 2 ritratti classici di Rocco Scodellaro, prima di tutto grande poeta non solo lucano ma ormai italiano. L'anno scorso a Matera, quando è stata fatta la Matera città della capitale europea della musica, Gigi Proietti recitò le poesie di Rocco Scodellaro. Quindi lui era un grande poeta, un grande ricercatore, è stato un grande politico, è stato sindaco di Tricarica. Quindi il maestro oggi ha voluto dare questa impronta, ha fatto un quadro rappresentando Piazza del Plebiscito di Napoli e lo affianca a uno dei ritratti classici di Rocco. Lei dice una cosa molto interessante: Scodellaro effettivamente è un personaggio purtroppo morto precocemente, ma che ha davvero rappresentato un momento di rottura all'epoca. Possiamo aggiungere qualcosa al riguardo? Che cosa ha portato innovazione e perché una casa editrice come la vostra ha inteso portarlo all'attenzione del grande pubblico, perché effettivamente è una figura importante ma un po' relegata all'oblio, per così come dire. Capita molte volte a personaggi importanti del Sud, spesso vengono un po' relegati e vengono messi da parte. Nel caso di Rocco, lui in realtà, dopo che si è dimesso da sindaco per una vicenda, quindi venne disilluso dalla politica, ha avuto grandissimi estimatori: Adriano Olivetti, vari poeti. Lui ha vinto tra l'altro il premio Mondello, il premio Viareggio postumo, perché diciamo è stato riconosciuto grande. Perché noi lo facciamo? Noi lo facciamo perché noi siamo una casa editrice che è nata da un movimento di educazione permanente e riteniamo che l'educazione permanente si esprime in molti modi, non soltanto nei banchi, tra i banchi. E quindi allora riproporre le sue opere significa anche ragionare sulla grande questione meridionale. Questo è il fatto vero. Assolutamente sì. Allora ripeta per chi ci segua dove si svolgerà, in quale sala. Ah, qui adesso fa poco ci sarà il 17 la presentazione di questo volume, la nuova edizione di Contadini del Sud, nella sala numero 4 che si trova al piano superiore, e ci avremo ospiti illustri. Avremo Marco Rossi Doria, già vice ministro dell'istruzione e allo stesso tempo adesso presidente di una importante impresa che si chiama Con i Bambini, che finanzia tante attività sulla povertà educativa. Abbiamo poi come ospite l'ex sindaco di Tricarico, dove è stato sindaco Pancrazio Toscano, e poi abbiamo Matteo Amati, che è il capo di una serie di cooperative agricole di Roma che ha fatto l'occupazione delle terre. Quindi oggi parleremo della questione meridionale, ma della terra e di come le persone si possono riscattare. Grazie. Prego.